Grazie, buonasera, buonasera a tutti. È il momento di un grande ospite, però non vorrei essere io a presentarlo e quindi la parola a Filippa. È qui con noi il ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti e dello Sviluppo Economico, Corrado Passera. Grazie. Grazie ministro per essere venuto a trovarci. La ringrazio di avermi fatto questa domanda. Veramente la domanda devo ancora farla. Ecco, andiamo al concreto. Tema scottante di questi giorni, la riforma del lavoro. Ha scatenato un putiferio. Esatto. La riforma del lavoro proposta dalla vostra connazionale Elsa Fornero, come la vostra connazionale. Il problema non è tanto la Fornero quanto la terminologia. Già dire la riforma del lavoro è sbagliato. Lavoro, questo terminone. In Italia il lavoro non c'è. Quindi è assurdo accusarci di aver riformato una cosa che non avete. È come dire avete riformato le piramidi. È impossibile perché qua in Italia le piramidi non ce le avete, che è un vostro problema, un problema infrastrutturale, ma questo è un altro discorso. Beh, non ha tutti i torti, anche se detto così. Se poi lei si riferisce dicendo lavoro a quelle 3-4 fabbrichette dove ci sono 3-4 operai che per 8 ore al giorno lavorano e se si comportano bene il 27 del mese arriva la fattina e gli lascia il soldino sotto il cuscino, quello non è lavoro, è un passatempo. Allora chiamiamola come si deve, la riforma del passatempo. Va bene, però allora nella vostra riforma del passatempo uno dei punti più contestati dai sindacati è che si potrà licenziare per motivi disciplinari e poi un giudice dovrà decidere fra reintegro o indennizzo. Esatto, e ci tengo a dire che si tratterà del giudice più imparziale che c'è. E cioè chi? Il destino. In caso di licenziamento, noi tiriamo la monetina e se viene croce è previsto l'indennizzo. E se viene testa, reintegro. No, anche se viene testa è previsto l'indennizzo. Il reintegro è previsto nel caso che la monetina rimanga così. Ma non rimane mai in mezzo. È lì a decidere è il destino. Bene. Ma in questo modo un'azienda potrà licenziare un lavoratore con la scusa dei motivi disciplinari solo perché magari è iscritto a un sindacato? Ah no, no, quello sarebbe veramente gravissimo, no. Ci saranno anche molti altri motivi per cui si potrà licenziare, non so, motivi estetici, motivi di inclinazioni musicali. Se il lavoratore canticchia le canzoni della Pausini durante la pausa, assolutamente no. Se il lavoratore fa rumore quando beve il brodo, se il lavoratore è jeans strappati. Se il lavoratore da bambino ha visto un concerto degli Intillimani, ad esempio, una cosa importante. Fermiamoci qui. Vi si accusa di non avere neanche cercato la concertazione con le parti sociali. Guardi, parliamoci con sincerità. La trattativa tra il governo e le parti sociali e i lavoratori è sempre stata condotta secondo la tecnica che noi in Germania chiamiamo Der Kleben und Karotten. Il bastone e la carota. Esatto, il bastone e la carota. Ora, noi, con una tecnica rivoluzionaria, abbiamo innovato questa tradizione. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il lavoratore, lo abbiamo disteso sull'ammortizzatore sociale, poi abbiamo preso la carota e il bastone, questi due grossi strumenti del welfare, e con una sinergia storica senza precedenti, glieli abbiamo infilati. Fermo, fermo, fermo. Non voglio conoscere i dettagli. La ringrazio per essere stato con noi. E adesso Luciana Littizzetto. Mi si vede la Yolanda?